Ben ritrovati con la seconda con la rassegna stampa, questa è la seconda edizione di oggi. In studio con voi Rosario Moreno. Cambiamenti climatici, tutti green ma solo a parole. Insomma, ecco come media e politici pompano l'ambientalismo ma nascondono notizie scomode ai grandi inquinatori. Sui quotidiani si inneggia il nuovo 68 dei giovani che reclamano la svolta verde, ma le notizie sgradite ai grandi inquinatori sono nascoste in poche righe. All'indomani appunto della giornata mondiale dell'ambiente e delle celebrazioni sui giornali, siti e televisioni c'è un'inchiesta fatta che viene riproposta sul Fatto Quotidiano Millennium nel novembre 2019. DL Scuola, a Camera approva il decreto dopo una seduta a fiume, 245 voti a favore, 122 contrari. La discussione a fiume è andata avanti ininterrottamente da venerdì a causa dell'ostruzionismo del centrodestra, in particolare di Lega e Fratelli d'Italia, che portando il numero degli iscritti a parlare a 172 ha cercato di impedire il voto finale sul testo entro la scadenza ultima fissata appunto per la mezzanotte di oggi. Lampedusa, incendiati i barconi dei migranti, il sindaco dice disegno preciso per alimentare la tensione, la procura ha aperto un'inchiesta, le fiamme si sono sviluppate poco prima di mezzanotte nel cimitero delle barche, luogo dal forte valore appunto simbolico. Procuratore dice episodi di intolleranza, i mattinati atteso l'arrivo sull'isola del ministro per il sud Giuseppe Provenzano, la cui visita era stata programmata dopo l'oltraggio dalla Porta d'Europa. Sclerosi multipla, fondatrice di Angeli in Moto, nominata cavaliere da Mattarella. Abbiamo portato farmaci a chi è costretto a casa. Maria Sara Feliciangeli, con il supporto di alcuni amici, ha organizzato una flotta speciale di oltre 800 motociclisti volontari e con la pandemia l'attività è stata potenziata. Detto, siamo passati in due soli mesi da 4 sezioni esistenti a Roma, Rieti, Terni e Perugia, a 42 sezioni attive in tutta Italia. In 60 giorni abbiamo realizzato oltre 600 consegne. Bonus bici, insomma, ecco chi spetta il contributo fino a 500 euro, che vale anche per monopattini, overboard e segway, e come chiederlo. Insomma, possono usufruire del buono mobilità i maggiorenni che hanno la residenza nel capoluogo di regione o di provincia nei comuni con più di 50.000 abitanti e quelli delle città metropolitane. Per gli acquisti fatti dal 4 maggio fino al giorno in cui sarà resa disponibile un'applicazione web apposita, occorre conservare la fattura. In seguito è previsto lo sconto diretto da parte del fornitore sulla base di un buono digitale che si potrà scaricare dall'applicazione. Notizie da Napoli e dalla Campania. Ospedale Covid sfasciato per far curare il genero del boss Giunta, 2 arresti nel napoletano. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziato hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata nei confronti del 41enne Giovanni Ippolito e del 39enne Nunzio Acunzo, gravemente indiziati dei danneggiamenti al pronto soccorso dell'ospedale Covid di Bosco Trecase e delle minacce subite da quel personale sanitario lo scorso 6 maggio in occasione del ferimento con colpi d'arma da fuoco del 50enne Giuseppe Carpentieri, elemento di spicco del clan Giunta. Turisti morti nella Solfatara, nuovo rinvio per il processo causa Covid, impossibile il distanziamento in aula. Slitta ancora, ma stavolta direttamente in autunno, sempre causa coronavirus, il processo per il disastro della Solfatara, costato la vita alla famiglia veneziana dei Carrer, assistiti da Studio 3A. L'attesa sentenza dunque arriverà ormai verso fine anno. L'udienza già in programma il 4 marzo, avanti al giudice Egle Pilla del Tribunale Partenopeo, 8ª sezione penale, in cui era prevista la requisitoria con la richiesta delle pene da parte della Procura di Napoli, era già stata rinviata una prima volta al 18 marzo per l'astensione dalle udienze fino all'11 marzo, decisa dal locale ordine degli avvocati per l'emergenza sanitaria. Rassegna stampa di Treviso e del Veneto. Truffe su internet, boom durante la quarantena, la nuova piaga della marca, la festa dell'arma trevigiana, è tempo di bilanci, crescono maltrattamenti in famiglia, stalking, diminuiscono furti e rapine.
Tornano i centri estivi in piscina, il sindaco dice occasione unica per un ritorno alla normalità. Il comune di Ponte di Piave è pronto a far ripartire le attività ricreative per i bambini grazie alla proficua collaborazione con la società Arca Nuoto di Oderzo. Ville di lusso, ori e una collezione d'arte, sequestrate 20 milioni ad un broker. Alessandro Iermoni è ritenuto il promotore di un'associazione a delinquere di carattere internazionale con interessi in Italia, in Lussemburgo, in Svizzera e in Gran Bretagna. Fermato fuori da un locale con dosi di chetamina in tasca, trentenne è stato arrestato. Pregiudicato è stato pizzicato mentre smerciava la droga da alcuni giovani fuori dai locali del centro storico di Castelfranco Veneto. Liceo Veronese, l'ultima campanella dell'anno, sarà in diretta su Instagram. Appunto, sabato 6 giugno i rappresentanti dell'Istituto di Montebelluna hanno organizzato una speciale iniziativa social per vivere insieme ai compagni l'ultimo giorno dell'anno scolastico. Rassegna stampa del Friuli Venezia Giulia. Genitori in piazza, tutti in classe a settembre, a Udine la manifestazione per chiedere garanzie per lo svolgimento del prossimo anno scolastico. Sono scesi in piazza questa mattina a Udine per chiedere a gran voce il ritorno in classe di bambini e ragazzi a settembre. Il gruppo di lavoro Appello per i bambini e per i ragazzi, composto da genitori, insegnanti, educatori ed altre figure legate al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, ha organizzato la manifestazione di piazza per chiedere misure urgenti che garantiscano lo svolgimento in classe del prossimo anno scolastico. In piazza era presente anche l'assessore comunale di Udine Elisa Asia Battaglia. La sete inesauribile di energia svuota i fiumi, il fronte delle concessioni, punto. I proprietari degli impianti idroelettrici fanno soldi a palate con le acque pubbliche, ma al territorio restano solo le briciole. I corsi d'acqua sono il sistema sanguigno della terra. Non ricordiamo dove abbiamo letto o sentito questa considerazione, ma basta percorrere molte delle nostre vallate montane per capire che il nostro territorio lo stiamo letteralmente svenando. Nel corso degli anni, prima con i grandi impianti realizzati nella prima metà dello scorso secolo e poi via via con centinaia di piccole centrali realizzate dove c'erano abbastanza acqua e pendenza, rii e torrenti montani sono stati oggetto di attenzioni, divenute spasmodico con l'avvento degli incentivi dedicati alle energie rinnovabili. Rinnovabili ma non sempre ecosostenibili, se si considera che per produrre energia elettrica l'acqua viene prelevata dall'alveo salvo restituirla, quando va bene, qualche centinaio di metri più a valle. Condannato, lo arrestano appena rientrato in Italia, protagonista un rumeno classe 1992, fermato a bordo di un bus di linea. Due locali sanzionati per la movida a Trieste. Ieri mattina la Polizia di Stato ha arrestato un rumeno classe 1992, si trovava a bordo di un pullman di linea Romania-Italia, appena entrato nel nostro paese. È stato identificato dal personale della squadra volante del commissariato di Duino Urisina, nei pressi del valico di Fernetti. A suo carico pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Treviso, doveva scontare 6 mesi di carcere e pagare 1.000 euro di ammenda per il possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere e allo scasso dopo la condanna per fatti risalenti al 2012. Dopo le formalità di rito, il rumeno è stato accompagnato nella casa circondariale di Trieste. Sacile rissa fuori dal locale, aggressione ai carabinieri, un 21enne è stato arrestato nella notte in Piazza del Popolo. I carabinieri dell'aliquota radiomobile di Sacile hanno arrestato per oltraggio, minaccia, resistenza e violazione pubblico ufficiale un 21enne sacilese nulla facente e pregiudicato. Contributi per spese in sistemi di sicurezza. Pasiano approva il bando. La domanda deve essere presentata entro le 12 del 6 luglio 2020. Il Comune di Pasiano, nella riunione di giunta che si è tenuta lunedì, ha approvato il bando per la concessione di contributi al rimborso delle spese sostenute da privati e imprese per l'acquisto, l'installazione e l'attivazione di sistema di sicurezza per l'anno 2019. Il contributo, che rientra nell'ambito del programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza, è di 23.065 euro e si applica ad abitazioni, parti comuni di condomini, attività professionali, produttive, commerciali oppure industriali. Cari amici, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.